Siamo qui con la PD Casalbordino, una parte della dirigenza, con il presidente Giuseppe Vaccaro, Pierluigi Sallese, Natalino, Ranalli e la Protezione Civile. E ci troviamo qui a Pizza Taxi con la titolare Mariangela D'Aurizio. Do la parola al presidente, a più tardi. Grazie Paola, io volevo ringraziare tutti i personaggi che oggi sono qui, innanzitutto Mariangela, grazie perché ci ha offerto per le scrippelle, per la manifestazione di oggi, papà ti porta allo stadio e quindi devo veramente di gran cuore dire grazie, grazie, grazie per quello che sta facendo e per la nostra società, ma soprattutto per la nostra comunità, quindi devo dire grazie. E insieme a lei ci sta la Protezione Civile oggi rappresentata dal suo presidente qua, Tommaso, che ci ha prestato, anche lui ci ha donato, ci ha prestato il gazebo per poter riuscire ad organizzare questa manifestazione e quindi anche a loro devo dire un grosso grazie per la loro partecipazione e poi come sempre tutti i dirigenti che ci danno una mano e non solo, qui abbiamo anche un testimone, il nostro grande Pierluigi Sallese, il preparatore dei portieri e poi come diciamo noi il nostro opinionista Natalino Ranalli. Questo per dire che l'unione fa sempre la forza, perché insieme i cittadini, i volontari e noi tutti i dirigenti siamo riusciti e stiamo cercando di dare un po' di lustro a questo paese. Quindi veramente grazie di cuore a tutti, però permettetemi di ringraziare Paola De Camillis, che anche lei è la nostra coordinatrice, la nostra grande, una delle due donne che stanno nella nostra società, quindi devo ringraziarla per tutto quello che fa sempre, ogni settimana. Io passerei la parola a Mariangela perché gli voglio dire veramente grazie di cuore per quello che stai facendo per noi e grazie perché so che da stamattina alle 7:30 che stai lavorando, quindi grazie veramente. Grazie, grazie a voi tutti, credo in Casalbordino come in questa squadra e quindi mi do tutta me stessa perché nel lavoro che faccio ci metto il cuore, l'anima e quindi grazie a voi tutti. Grazie. Beh, a questo punto permettetemi di dare un attimo la parola a Pierluigi Sallese, che c'è la squadra, che, i portieri che lo stanno aspettando, quindi prego, vai a te Pierluigi. Buongiorno a tutti, io devo farmi solo un plauso a tutto lo staff tecnico per il grandissimo lavoro che stiamo facendo, a Mister Farina. Stiamo, secondo me, facendo un campionato straordinario, oltre ogni rose a più rose aspettative e quindi oggi ci aspetta una grandissima finale e speriamo di vincerla e di rispettare i pronostici che ci portano sempre vincenti in casa, facendo i dovuti scongiuri. E ringrazio i ragazzi che mi ascoltano tutti i giorni, lo staff dirigenziale che mi supporta e sopporta soprattutto in tutte le nostre mie attività. Grazie a tutti. E beh, adesso passo prima la parola a Tommaso Bucciarelli perché devo ringraziare per il contributo di oggi. Grazie a voi almeno di averci chiamato, di metterci in condizione di aiutarvi, perché noi lo facciamo, come sai, come ben hai detto, che l'unione fa la forza. Quando insieme si vince sempre. Vabbè, allora noi mettiamo sempre a disposizione per tutti i cittadini il materiale che abbiamo. Adesso stiamo iniziando a rinnovare il parco macchine, attrezzature e perciò il 23 aprile, sabato, faremo un concerto, organizzeremo un concerto presso l'auditorium con i cugini di campagna per acquistare un modulo antincendio, una pompa, la motopompa dipende dai soldi. Quindi invitiamo un po' tutti a partecipare. Perciò invitiamo tutti quanti, perciò. Ma oltre ai cugini di campagna ci sarà un gruppo musicale locale, i Taverna, e la serata sarà condotta da Roby Santini. Insomma. Sì, una bella serata e fra tutti i partecipanti sarà estratto un buono viaggio da 500 euro in una capitale europea. No, noi ce la mettiamo tutti per aiutare i nostri concittadini, ci mettiamo, diciamo, come si dice, corpo e anima. Crepi. E allora, un'altra cosa vorrei dire, c'è un attestato da consegnare per Paola. No, Sì, aspetta che lo vado a prendere. sta qua, sta qua. Ce l'hai già, hai già ce l'hai tu.
perché ha partecipato a un corso per il defibrillatore a Chieti, sul 118 di Chieti, finalmente è arrivato l'attestato e glielo consegnavo, perché insomma, non è da tutti, lei è stata, e infatti si attesta che Camillis, De Camillis Paola ha conseguito l'abilitazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno, avendo frequentato con esito positivo il corso di formazione BLSD. Grazie, no, grazie a te. Grazie Tommaso. A posto, ti passo il microfono. La parola semplicemente per far parlare il nostro grande opinionista, perché stanno fremendo che devono andare a vedere la partita, e anch'io un attimo che ve lo passo. Grazie Paola, e che dire, avete già detto voi i ringraziamenti a questa stupenda Mariangela che ha fatto queste scrippelle che sono buonissime, ve li garantisco perché li conosco, io sono stato a fare il primo a fare il test delle sue scrippelle, quindi un grazie particolare della PD e soprattutto all'ente della protezione civile, dove io vi voglio rinnovare l'invito di andare tutta la cittadinanza a questa festa, perché per questo modulo serve veramente la cittadinanza, e ricordiamo sempre che quest'ente, la protezione civile, è volontario e serve a tutti noi prima o poi, quindi io rinnovo veramente vivamente l'invito di partecipare a questo evento straordinario per aiutare la protezione civile, che merita un grandissimo applauso da parte di tutti noi. Grazie.